Ralph. Non provare a toccarmi. Ti prego di credermi. Dane aveva già preso la sua decisione molto prima che arrivassi io. Ah, so bene quello che vuoi. Pensi che non sappia che sei qui solo per riprenderti quello che io ho rubato? Io non ti capisco. No, non vuoi. Ma d'altronde capire non è il dono più importante per gli uomini di Santa Madre Chiesa. La fede, solo quella conta. Beh, allora lascia che te lo dica, Ralph. Ho più fede io di te, Dane, e tutti i santi del paradiso, anche se Dio non mi ha mai perdonata. Ed è sempre pronto a riprendersi quel po' di felicità che gli ho rubato. Ma nessuno può portarti via il tuo Dane, è lui che ha scelto di seguire la sua vocazione. Possibile che tu non veda quanta sofferenza gli costi. Lui ti ama. Tanto. No, Ralph. Lui ama Dio di più. Margaret, smettila! Quando io mi feci prete, mia madre giurò che non mi avrebbe mai perdonato e mantenne il suo giuramento. Non dare questo dolore a Dane, Maggie. Va bene, prenditelo. Se proprio devo lasciarlo, lo lascio a te. Prenderlo. Quando avrà finito la scuola in primavera, lo manderò da te a Roma, così potrai stargli vicino. Devi proteggerlo. Ma promettimi anche che se mai dovesse desiderarlo, me lo rimanderai a casa. Perché appartiene a me prima che ad altri. Non ti sarà chiesto questo sacrificio. Vedrò di farlo ammettere in un seminario a Sydney, così resterete vicini. Sai bene che ci vogliono anni per prepararsi al sacerdozio. No, Ralph. Il tuo Dio vuole che paghi la mia colpa. E va bene. Lascerò che Dane venga con te, così non avrò più niente da scontare. Avrò restituito a Dio tutto quello che ho mai avuto o amato in tutta la mia vita. Sicuramente neanche Dio potrebbe chiedermi di più. Scusami tanto. Ti prego, puoi perdonarmi? Non volevo farti soffrire.